siamo qui con due ospiti che vado subito a salutare. Iniziamo prima dalla dottoressa Giovanna Segreto, dirigente generale del Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo Studio. Salve, buongiorno. Salutiamo anche l'assessore all'istruzione Girolamo Turano, che però presenteremo e con cui parleremo fra pochissimo, perché prima iniziamo dalle donne, ovviamente. Esatto, e allora partiamo subito dalla dottoressa Giovanna Segreto. Intanto benvenuta ovviamente a questo appuntamento, benvenuta a Fiera Didatta. Due parole su come sta andando la fiera, già ieri prima giornata, insomma mi sembra molto bene, poi magari parliamo anche di progetti e parliamo di qualcosa. La fiera sta andando molto bene e questo ci lascia molto soddisfatti, perché l'assessore ha voluto quest'anno assolutamente che la fiera fosse ripetuta qui a Didatta in maniera anche più importante rispetto all'anno scorso. Io sono particolarmente soddisfatta perché questo dà un senso a tutto l'impegno e il lavoro che abbiamo svolto in backstage, perché è chiaro che se oggi siamo qua, comunque anche quello che si vede è meraviglioso, ma ha comportato anche per gli uffici lavoro dietro e abbiamo avuto, come dire, un'ottima squadra in questo senso, e quindi il risultato sembra evidente. Allora, adesso parliamo un po' del tema di quest'anno, no? Parliamo dell'intelligenza artificiale. Quest'anno Fiera Didatta Sicilia si parla di questo, si parla naturalmente un po' di tutto quello che poi gira attorno all'intelligenza artificiale, e voglio capire un po' come questa didattica innovativa può servire i docenti, che poi, questa, che poi in realtà è la domanda che si fanno in tanti, no? Visto che l'intelligenza artificiale, didattica innovativa, si parla già tanto, si parla per il presente, ma si parla soprattutto per il futuro. Cosa possiamo dire? Progetti? Insomma, cosa c'è dietro? Ci dica un po' lei. Sì, sì, assolutamente. Anche noi, come Regione Siciliana, stiamo approfondendo, accogliendo questa materia e cercando, anche per le esperienze maturate fuori, di mettere a disposizione dei nostri docenti lo strumento dell'intelligenza artificiale, che non va a sostituire, come dire, la figura del docente, ma semplicemente e la immaginiamo come un supporto per contrarre tutte quelle attività che richiedono tempo ma che sono solamente rutinarie, e quindi a disposizione per migliorare la qualità del tempo per gli alunni che i docenti hanno a disposizione, e anche, cosa ancora più importante, per creare delle specifiche attività di apprendimento personalizzato per gli allievi. Con questo tentiamo di introdurre altri strumenti di contrasto alla dispersione, ma anche di creare un interesse e un coinvolgimento maggiore degli allievi, che si sentiranno più attratti. Perfetto, allora prima di passare la parola all'assessore Turano, so che ci sono in programma anche dei corsi aggiuntivi utili per i docenti, ecco, ne vogliamo parlare, sì. Ci illustriamo anche queste iniziative? Sì. Quest'anno, rispetto all'anno scorso, la Regione ha anche pensato di investire in un pacchetto di servizi formativi aggiuntivi specifici per i nostri docenti, e sono servizi che riguardano, proprio a parte l'intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato, anche le aule immersive. Facciamo della formazione specifica su tutta la didattica innovativa, ovviamente concordata con l'ufficio scolastico regionale, che ha il polso del fabbisogno formativo dei docenti. Chiaramente abbiamo anche invitato qui gli ITS, che sono i nostri istituti tecnici superiori, Academy, per lanciare il rinnovato senso che hanno nei confronti dell'orientamento e per cercare di avviare maggiormente i ragazzi nel mondo del lavoro. Benissimo, allora io ringrazio la dottoressa Giovanna Segreto, passerei il microfono all'assessore, eccolo qui, Girolamo Turano, assessore all'istruzione della Regione Siciliana. Ovviamente dobbiamo partire da Didatta, no? Dobbiamo partire dalla fiera, dobbiamo partire dal primo giorno. Partiamo dal primo giorno di scuola. Dal primo giorno di scuola, nel caso di specie il mio primo giorno di scuola, perché quando sono stato nominato assessore, la prima cosa che ho fatto è ritornare nella scuola che avevo frequentato da ragazzino. Che esperienza è stata? È emozionante, perché mi ha riempito di ricordi, come puoi facilmente immaginare. E però
io ho visto una scuola diversa rispetto a quella che avevo lasciato. Perché dico questo? Perché le persone poi non ritornano più a scuola e magari non capiscono, non si rendono conto dell'evoluzione che c'è stata. Chiaro. Allora il secondo passaggio, andare a Firenze a vedere cos'era Didacta, cioè capire qual era la scuola del futuro per vivere una nuova emozione che è stata forte quanto la prima. E quindi abbiamo organizzato un evento a Catania che permette alla scuola del futuro di farsi conoscere dal corpo docenti della Sicilia. E io credo che sia il ruolo della politica sia proprio questo, quello di intervenire per dare opportunità e per rendere pratiche poi le iniziative che quasi scoprono. Il direttore ha declinato una serie di cose che faremo, noi abbiamo cambiato regime. Ogni qualvolta facciamo una programmazione e non facciamo più una programmazione spezzettata, facciamo una programmazione ordinata, ci presentiamo dinanzi a tutti i dirigenti scolastici siciliani e diciamo le iniziative che stiamo portando avanti. E questo era un po' quello che ci diceva anche ieri Giuseppe Pierro, il direttore dell'ufficio scolastico regionale. Parlava di scuola del futuro e allora le chiedo, come sarà la scuola del futuro? Mi fa ringraziare il dottore Pierro. Certo, volentieri. Perché onestamente questa sinergia tra le due amministrazioni, statali e regionali, nell'interesse del bimbo, del discente, della persona da formare, sono indispensabili. Noi siamo un corpo unico, ci muoviamo avendo un solo obiettivo: garantire al bambino o all'adolescente una formazione performante, come ce la immaginiamo la scuola del futuro, come quella che si vede qua. Come quella che si vede qua significa con tutte quelle iniziative che ti permettono di realizzare dentro la scuola non solo una funzione didattica, una funzione sociale, educativa, scolastica, aggregativa, sportiva. L'obiettivo della regione, anche per combattere la dispersione scolastica, è quella di aprire le scuole per un lungo tempo, anche durante l'orario non scolastico, e di fornire durante l'orario non scolastico insegnamenti o non insegnamenti, opportunità diverse dall'insegnamento. Credo che con questo modo potremmo provare per la prima volta, per combattere la dispersione scolastica, a parlare con i ragazzi piuttosto che con i genitori, perché il fenomeno della dispersione scolastica non è un fenomeno banale, non è il ragazzo che non vuole andare a scuola, certo, perché è preso dalla noia, no, è un contesto sociale, socio-economico, difficoltà, quartieri degradati. E quindi io credo che la tecnologia può aiutare in questo caso, perché poi la domanda è quella fondamentalmente. No, la tecnologia può aiutare, aiuterà? Questo non te lo so dire, ma è una grande scommessa che la politica intende raccogliere. Io penso che può aiutare, penso che aiuterà certamente, e comunque ad ogni buon conto io voglio essere ricordato come un politico che fa le cose. Può essere che poi magari sbaglia, perché nessuno c'ha la bacchetta magica, però non far nulla è sicuramente un grande errore. Perfetto, allora chiudiamo con una battuta. Ci saranno ancora 2 giorni, oggi, domani. Noi pensiamo ai 2 giorni che ci sono per ora, pensiamo alla nuova edizione che dobbiamo fare, già quella dell'anno prossimo. Ragazzi, non si cambia pagina e se non si programmano le cose, si rincorre soltanto il tempo sugli eventi che poi ti travolgono. Io voglio fare una programmazione. Per la prima volta abbiamo fatto il piano sulla dispersione scolastica, abbiamo messo in ordine tutte le iniziative, tutti i programmi. Abbiamo concordato con l'ufficio scolastico regionale, ci presentiamo con un pacchetto unico che non può essere un pacchetto annuale o semestrale, è un pacchetto triennale. Da domani partono i bandi, durante quest'anno scolastico e nei prossimi si faranno queste cose. È quello che ci chiede anche il docente, la maestra. Vedi, posso fare una battuta? Sì. Gesualdo Bufalino diceva che la mafia si sconfigge con un esercito di maestri elementari. Insegnanti. Io credo che la Sicilia si cambia con un esercito di insegnanti. E la scuola è lo strumento che vi permette di costruire un progetto così ambizioso.
quindi possiamo chiudere con questa battuta. L'impegno fondamentalmente è questo da parte vostra. Sì, l'impegno lo devi prendere tu. E ce lo sta dicendo. Il prossimo anno sarai di nuovo qua ancora. Assolutamente, saremo qui. Saremo okay, sempre qui con la tecnica della scuola. Grazie all'assessore all'istruzione Girolamo Turano, grazie ancora alla dottoressa Giovanna Segreto. E buon lavoro. E buon lavoro a voi. E naturalmente grazie. Torneremo con nuovi appuntamenti sempre qui dal padiglione B1 Fiera Didacta.